Allora, Fabio è ormai quasi biografo ufficiale di Franco Battiato. Questa sera parleremo di questo grandissimo cantautore italiano. Fabio è genovese ma ha origini siciliane, no? Abbiamo detto, musicista e scrittore, ha fatto parte anche di, e fa ancora parte, di complessi musicali, un complesso musicale, e ha dedicato una parte dei suoi scritti, oltre a romanzi, eccetera, perché anche è un bravissimo scrittore romanziere, alla vita di, diciamo, alle opere di Franco Battiato. Questa sera presentiamo il suo ultimo capolavoro, che è Segnali di vita, edito da Baldini e Castoldi. Innanzitutto buonasera a tutti, sono molto contento di essere di nuovo a Santa Maria di Leuca, bellissima. E grazie Mariangela, grazie all'organizzazione. Sì, il libro era già pronto. Nel marzo di quest'anno, marzo-aprile, io avevo già consegnato alla casa editrice, e sarebbe dovuto uscire a settembre, il 21 settembre, in concomitanza con il 40° anniversario dell'album La voce del padrone, che è il disco più famoso Infatti di Franco ricordiamo che Battiato. La voce del padrone è proprio Esatto, il libro è tutto dedicato a questo disco, che è il disco più famoso di Franco Battiato, quello che contiene Cucurucucù, Centro di Gravità Permanente, Bandiera Bianca e altre. La voce del padrone perché? Perché il 21 settembre del 1981 la voce del padrone fa il suo esordio in Italia, nel mondo, nella cinema, nella discografia mondiale. Ma questo disco, questo cantautore con questo disco in realtà è un disco veramente importante perché non è meno raffinato dei precedenti, però ha quel qualcosa in più, perché diciamo, è molto lento a partire, no? Nelle classifiche, nelle vendite, nel farlo piacere in qualche modo, farlo ascoltare, perché sappiamo benissimo che Franco Battiato non è solamente un cantautore, è anche un personaggio, cioè lui attraversa la storia della musica italiana non solo come cantante, ma diciamo è anche filosofo, regista, pittore, artista poliedrico e tutto. Vende 1 milione di copie. Con questo, diciamo, format cerco un centro di gravità permanente. Poi diciamo perché permanente, perché io l'ho letto e mi è piaciuto tantissimo. Diventa uno slogan. Ma soprattutto cosa fa? Fa innamorare un ragazzino di 13 anni della sua musica e del suo format. Chi è questo ragazzino di 13 anni? Beh, sono io nel libro. Il libro parla in larga parte dell'album di Franco Battiato, lo sviscera in tutte le sue particolarità, va a analizzare canzone per canzone i testi, le musiche e tutto quanto. Però chiaramente ho voluto anche un pochino raccontare perché tanto amore per un disco del genere, perché proprio questo disco, e in fondo perché proprio Battiato, questo è il terzo libro che gli dedico. Alla fine di questa trilogia ho voluto anche raccontare proprio da dove nasce il mio amore per Battiato. L'amore nasce proprio da questo disco che quando io avevo 13 anni, ovvero nel 1981, esce e io scopro abbastanza in tempo reale, nel senso che grazie a una trasmissione televisiva che si chiamava Disco Ring, vedo Battiato che canta Bandiera Bianca, uno dei pezzi presenti. C'è questo flash pazzesco, io mi innamoro di questo personaggio con questo codino, occhiali da sole, sandali, che canta questi testi assolutamente incomprensibili, che però in qualche modo affascinano. E allora decido di andare alla scoperta, alla sua scoperta. Allora non c'era internet, quindi o ti compravi il disco, l'album, il vinile, oppure in alternativa la cassetta. Ma soprattutto la cassetta anche non originale. Esatto, c'era questa cosa. Allora, le cassette, Racconta la storia con la mamma e tutto il baratto per riuscire a prendere questa cassetta bellissima Allora, a 800 lire. io non avevo il giradischi in casa, o meglio, lo aveva mio fratello, più Ecco. grande, ma lui era gelosissimo e io non potevo toccarlo. Quindi Battiato l'avevo scoperto per i fatti miei, era la mia prima scoperta adolescenziale, prima avevo ascoltato la musica che ascoltava lui, mi piaceva e tutto, però Battiato era la mia scoperta. Poi
Il giradischi non potevo usarle, comunque i dischi costavano 13.500 lire, che sono all'incirca col cambio di oggi sarebbero una quarantina di euro. E quindi non noi ci lamentiamo adesso che costa tanto la musica, però anche allora aveva il suo prezzo. Sì, certo. E la cassetta del disco costava 7.000 lire. Io mi ricordo che mi innamorai di questo disco, chiesi la cassetta ai miei genitori, ma per un motivo o per l'altro, poi eravamo una famiglia che non aveva tantissimi mezzi, mi avevano detto che me l'avrebbero regalata. I miei nicchiavano, fino a che non arriva una mattina in cui accompagno mio papà a farsi i capelli, la barba, i capelli da un barbiere, dove lui andava spesso, in via Pre, che è una delle vie più caratteristiche di Genova, vicino al porto. E lì c'erano e ci sono tuttora una serie di venditori marocchini che vendevano le cassette pirata, ovvero la stessa cassetta che vendevano nei negozi, soltanto che aveva la copertina. Come adesso poi, anche noi sì, adesso. Sì, esistono anche adesso gli studi CD pirata, sì. Comunque aveva la copertina fotocopiata e poi quando andavi ad ascoltare questi nastri, cioè le sentivi che erano comunque copie, però costava 1.000 lire rispetto alle 7.000 in più, se contrattavi un po' col marocchino delle portavi a casa anche a meno. E quindi mio papà quella mattina io lo stressai così tanto che mi comprò la cassettina della voce del padrone pirata. Sì, perché dobbiamo dire che questo libro, Fabio, oltre a raccontare di Franco, racconta anche della tua diciamo storia un poco musicale, no? Perché attraversi anche tu insieme a lui la sua storia musicale. La cosa bella qual è? Che oggi ti ritroviamo alla tua età, no? Grazie a questa eredità che hai potuto internalizzare da ragazzino, da bambino, ti ha portato a fare effettivamente un'analisi quasi anatomopatologica, no? Una vivisettoria di quello che era lo spaccato di quel periodo storico, culturale, politico, e come mai Franco Battiato si iscriveva, cioè lui scrive questi album anche parallelamente a quello che sta vivendo in quel periodo, perché ricordiamo bene che lui dalla Sicilia va a Milano rifiutando l'università, perché lui è sempre stato amante delle lingue, si iscrive all'università proprio per studiare le lingue, per una incomprensione all'esame di lingua francese, perché la professoressa gli fa la domanda che non c'è nel programma, lui butta via tutto e va a Milano. Quindi un Battiato che parte con i sintetizzatori, con i suoni, con una musica nuova, no? In una Milano di quegli anni 70, per passare poi fino alla fine dei suoi giorni attraverso un'evoluzione musicale che non lascia mai indietro quello che lui è sempre stato, anzi la sua evoluzione culturale, filosofica, artistica, religiosa va di pari passo a quella musicale. Sì, assolutamente, come dici, la cosa bella di Battiato, la cosa che me lo fa amare e che mi ha fatto innamorare del suo percorso artistico è proprio questo muoversi in continuazione tra diverse cose, come hai detto tu, l'università la molla dopo poco, va a Milano, cerca fortuna, lascia il paese siciliano di riposto per cercare fortuna a Milano. E prima era Ionica. Prima si chiamava Ionia ed era Ionia. Ed era l'unione di due paesi, Giarre e Riposto. Poi poco dopo però la nascita di Battiato i due paesi si dividono. Però lui è sempre molto è rimasto legato, ha comprato pure casa dove Sicilia, è stata con la mamma. Sì. Lui dopo l'esperienza milanese, che a Milano c'è stato oltre 20 anni, poi è tornato in Sicilia alla fine degli anni 80. E quindi appunto questo continuo girovagare tra generi, inizia con la musica leggera, poi passa alla musica elettronica, alla sperimentazione. È stato il primo a prendere un VCS3, no? È stato il primo in Italia a usare questa tastiera elettronica chiamata VCS3, che nello stesso periodo stavano usando soltanto i Pink Floyd. Uno lo compravano i Pink Floyd e uno lo comprò Battiato, per fare questo disco che si chiama Fetus, appunto. Io racconto poi nel libro tutta la storia di Battiato, come nel suo percorso a Milano con tutti questi generi musicali arriva alla fine ad approdare di nuovo al pop alla fine degli anni 70 con l'era del cinghiale bianco e poi arrivare da lì a poco alla voce del padrone, che per un cantante di quel genere che era rimasto di nicchia e piuttosto sconosciuto al grande pubblico, improvvisamente vendere più di chiunque altro, cioè è stata qualche cosa che veramente non si è mai vista. Thank you.
pochino di poi, studiando, andando a capire qual è la filosofia di Battiato, quali sono gli stimoli che lui ha preso, ho capito che il centro di gravità permanente nella filosofia di Georges Ivanovich Gurdjieff, che è il maestro spirituale di Franco Battiato, poi chi avrà voglia di leggere il libro capirà chi è e quanto è stato importante per Battiato, per questo maestro spirituale il nostro centro di gravità permanente è, è la nostra essenza più pura, punto fermo, quello che non ci fa cambiare idea sulle cose e sulla gente e che non è influenzato da fattori esterni, ovvero quello che noi siamo. E Battiato il suo centro di gravità permanente l'ho sempre trovato in maniera, perché lui è andato avanti dritto senza farsi influenzare da niente a nessuno, ha fatto la sua strada e guai a chi gli si metteva addosso. E questo ci dimostra e dovrebbe dimostrare a tutti gli adolescenti di oggi che ahimè non riescono a vedere un futuro anche lavorativo, che hanno avuto delle testardaggini presenze nella storia, che hanno dimostrato, non facendosi praticamente scuotere da nulla, che si va avanti con le proprie forze e con il proprio coraggio. All'epoca invece Battiato si è permesso di rischiare e di creare su se stesso un personaggio parecchio antipatico, parecchio scostante, però ha fatto proprio l'effetto di fare interessare a sé invece che essere... Infatti, però adesso mi viene una curiosità. Allora, lui è sempre stato così solitario, così scorbutico, così poco, diciamo... In televisione, poi in realtà è un personaggio assolutamente... Ma mi viene adesso una domanda, da uomo, no? Le donne di Battiato, comunque le cantautrici con i quali ha collaborato, raccontaci un po' di gossip da questo punto di vista, visto che tu l'hai studiato così a fondo, perché insomma qua ci sono anche un po' di donne, noi siamo molto interessate a quelle che è la vita amorosa, non si è mai sposato, è sempre stato con la mamma, ha sempre raccontato a tutti, chiamava la mamma per dire pronto, il mammone italiano per eccellenza, quell'altro andava a rinnaffiare i pomodori, un altro cantautore, non vi dico, però lui raccontava poi a tutti quelli della sala in cui incideva cosa cucinava la mamma, no? Com'è? Sì, perché quando stavano registrando La voce del padrone, alle 11 precise del mattino chiamava la mamma e diceva: Francuzzo, ti ho preparato, perché la mamma viveva con lui a Milano, ti ho preparato le melanzane, ti ho preparato la pasta, cosa vuoi che ti... E allora lui le diceva il menù. Tranquilli, tranquilli figli italiani, maschi, diventerete bravi come con Battiato, la mamma può continuare a cucinare. No, c'è da dire questa cosa, Battiato ha vissuto con la mamma, l'unico momento in cui non ha vissuto con la mamma è stato quando è andata a Milano da solo, quando aveva 19 anni, ma sono passati pochi anni, giusto pochi anni dopo l'ha chiamata a sé per raggiungerlo a Milano, perché il papà nel frattempo era morto, e Battiato ha vissuto tutta la vita soltanto con la mamma, che poi è morta nel 2007, mi sembra, 2003-2004, quegli anni lì. E quindi i gossip ce ne sono proprio pochi da fare da quel punto di vista, nel senso che Battiato ha sempre tenuto molto distante la sua vita privata, Io ho ricostruito tramite tutta una serie di canzoni che lui ha fatto nella sua carriera. Dici qualche cosa? Alice? Ho ricostruito il fatto che lui evidentemente ha avuto una grossa delusione amorosa, probabilmente in giovane età, ma grossa, proprio pesante, e tante crisi che ha avuto in periodo giovanile, secondo me derivavano anche da questo, con una persona con cui c'era un grande trasporto fisico, ma poi non si è potuto quagliare a livello di convivenza. Infatti lui, ci sono tante canzoni di cui parla di sesso senza sentimenti, di convivenze pesanti, del fatto che comunque com'è difficile sposare il proprio io con quello di un'altra persona. Lui ne ha parlato spesso e volentieri. Chi fosse questa persona non lo sappiamo. Ha collaborato con tante cantanti, questo sì. È così. Diciamo, ma con queste non ha avuto nessun tipo di... In particolare, diciamo, quali sono queste cantanti? Beh, in particolare sono tre. Alice, con la quale nel 1981 ha vinto anche il Festival di Sanremo grazie alla canzone Per Elisa, scritta da Battiato e da Giusto Pio. Poi c'è stata Giuni Russo, che nell'82, l'estate della voce del padrone, in cui tutti cantavano La voce del padrone, tutti cantavano anche Un'estate al mare, che era questa canzone che aveva scritto, esatto, per Giuni Russo. Poi ha scritto tante altre bellissime canzoni per Giuni Russo. E poi Milva, con la quale ha collaborato per due dischi straordinari, soprattutto per la canzone Alexander Platz, che è una delle sue canzoni più belle.
anche se Battiato purtroppo è morto, quello che ci ha lasciato, i suoi dischi, le sue canzoni, i suoi quadri, i film, eccetera, sono un tesoro inestimabile di stimoli che noi possiamo apprendere per far sì che l'evoluzione interiore che lui portava avanti sia anche la nostra. Esatto. Quindi credo che abbiamo parlato abbastanza del libro. Io voglio ringraziare il pubblico che è stato con noi questa sera. Abbiamo a disposizione i libri di Fabio Zuffanti, che ringrazio per avermi scelto un'altra volta quest'anno, perché è con me. L'anno scorso è stato questo incontro, quest'anno abbiamo ripetuto, e ti ringrazio tantissimo. Ringrazio ancora Gianni Coppola per l'ospitalità, diciamo, artistica, e soprattutto Caroli Hotel per la location meravigliosa che ci ha concesso questa sera.